Buon venerdì a tutti, video di vigilia. Domani alle 2 di pomeriggio il nostro Palermo è impegnato al Braglia di Modena. Vedremo intanto le formazioni. Il Modena è schierato con un 4-3-1-2 con Gagno tra i pali, Oucada, Zaro, Bergreffi e Guebo in difesa, e Guebre, scusatemi, non Guebo, in difesa, tre centrocampisti ovvero Gerli, Magnina e Palumbo, Tremolata a sostegno delle due punte, Bonfanti e Manconi. Invece il nostro Palermo sarà schierato con il solito 4-3-3, con Pigliacelli tra i pali, Matteo, Lucioni, Ceccaroni e Lund in difesa, Segre, Gomez ed Henderson a centrocampo, Insigne di Francesco alle spalle di Brunori. Allora, intanto questa partita di Modena sarà complicata, nel senso che non dobbiamo sottovalutare l'avversario perché faremmo il loro gioco. Va bene giocare di ripartenza, ma l'importante è non lasciare tanto spazio, perché se tu lasci spazio all'avversario, 80 su 100 fa gol. Quindi dobbiamo cercare di fare una gara accorta. E soprattutto di sacrificio, visto che il Modena non ci darà per il sottile. Perché proveranno anche loro a vincere la partita. Quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Quindi dobbiamo tentare di portare i 3 punti a casa, visto l'andamento della squadra. Anche la classifica ci, tra virgolette, impone di fare più punti possibili, perché stavolta non hanno più scuse. In primis Corini, devono provare almeno a centrare la promozione diretta, senza ausilio di playoff e quant'altro. Vedo che ci sono anche gli avversari, vedo che ci sono squadre tra virgolette più blasonate, ma anche più blasonate rispetto a noi, ma abbiamo il dovere di provarci. Ricordiamoci sempre che ci saranno le tre scese dalla Serie A dell'anno scorso che tenteranno di risalire. Però noi l'anno scorso abbiamo dimostrato che ci siamo e che ci possiamo benissimo provare a risalire in Serie A. Alla faccia dei gufi che dicono sempre: ah, ma dove deve andare? Ah, ma con questa squadra, con questo atteggiamento, dove deve andare? Però dobbiamo provarci, partita dopo partita. Cercando di prendere più punti possibili per centrare l'obiettivo primario che è la promozione. Detto questo, vi auguro buona partita, buon fine settimana e sempre forza Palermo.